Da oggi l'ospedale di Lucca è il San Luca, addio al campo di Marte, tutti i ricoverati sono stati trasferiti a San Filippo, operazione conclusa in anticipo sulla tabella di marcia. Artigianato e scuola, folla al Teatro del Giglio per la cerimonia di premiazione del concorso promosso dalla Confartigianato. Lo sport, l'Alimac forte dei Marmi e spugna Valdagno, i Forte Marmini battono 6-4 i padroni di casa e si aggiudicano gara 1 della finale scudetto. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. È stato un giorno storico per la città di Lucca, è avvenuto definitivamente il cambio dell'ospedale che dal campo di Marte da adesso si trova al San Luca a San Filippo. Oggi è stato il giorno clou del trasferimento dei pazienti dal vecchio al nuovo ospedale. Operazione che è stata portata a termine senza problemi per la città e addirittura in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Sentiamo. Dopo anni di attese e polemiche è entrato finalmente in funzione l'ospedale San Luca a San Filippo, il nuovo ospedale di Lucca. Il D-Day di domenica 18 maggio, il giorno scelto per il trasferimento dei ricoverati dal campo di Marte, si è consumato senza troppi problemi sia per l'organizzazione al lavoro sia per il resto dei cittadini. A partire dalla mattinata sono iniziate dall'ormai ex ospedale di Lucca le partenze dei convogli composti da 9 ambulanze che hanno trasferito i circa 130 pazienti a San Filippo. Percorso già segnato e agevolato da sensi unici temporanei. Viale Barbantini, Viale Castracani, Via Alighieri fino a Via Piaggia, con tutte le rotatorie presidiate da volontari e polizia municipale. Già a metà mattinata si è capito che sarebbe filato tutto liscio e che anzi l'operazione sarebbe terminata in anticipo rispetto a quanto preventivato. Siamo riusciti in questi ultimi giorni ad asciugare, a diminuire il numero dei pazienti degenti al campo di Marte. Ad oggi, a mezzogiorno, abbiamo fatto circa il 40% dei degenti, quindi questo vuol dire che siamo quasi a metà. Se le procedure che abbiamo messo in corso, e non ho motivo di ritenere altrimenti, abbiamo anche una bellissima giornata, il cronoprogramma sta per essere rispettato, se le stime vengono mantenute noi dovremmo concludere l'operazione intorno addirittura alle 18:30. Tranquillità anche da parte della Protezione Civile. Sono oltre 120 i volontari di Protezione Civile che sono coinvolti nelle diverse postazioni, ovviamente su turni, e quindi questo riteniamo insieme con il Comando dei Vigili Urbani che presidia tutti gli svincoli, tutti i semafori e di assicurare il trasferimento nelle condizioni ottimali. Dopo una pausa per consentire il pasto ai pazienti del campo di Marte, le operazioni sono riprese nel pomeriggio con tranquillità. Il tragitto attraverso la città e l'arrivo al pronto soccorso del San Luca, dove i ricoverati sono stati subito smistati nei rispettivi reparti. E a poco le camere del nuovo ospedale si sono popolate. Alla fine, come previsto in mattinata, il D-Day si è concluso alle 18, in netto anticipo sulla tabella di marcia. L'organizzazione ha funzionato. L'ospedale di Lucca adesso è a San Filippo. E adesso andiamo a vedere con le immagini anche l'atto finale di questa giornata storica per Lucca, ovvero l'apertura anche del pronto soccorso del nuovo ospedale San Luca, che è diventato operativo a partire dalle ore 20. Vedete le prime immagini del pronto soccorso del nuovo ospedale diventato ormai operativo. L'atto che sancisce il pensionamento vero e proprio del campo di Marte e l'entrata in funzione del San Luca. Ovviamente continueremo a seguire da vicino i primi giorni di attività del nuovo ospedale. La cronaca: due uomini sono stati sorpresi dal proprietario di uno stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta sabato pomeriggio, poco prima delle 15, mentre nel parcheggio del bagno stavano per rubare all'interno dell'auto del bagnino. I due, un uomo di 35 anni di Cittadella e la sua compagna di 33 anni di Udine, ma residenti entrambi a Pistoia, hanno cercato di far perdere le tracce scappando in spiaggia e gettandosi addirittura in mare, ma sono stati lo stesso arrestati dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi. La foto che state per vedere si riferisce ad una anziana signora di 87 anni di nazionalità francese che ieri, in occasione delle Miglia Miglia, si trovava in gita a Lucca.
Il gruppo con cui viaggiava però è ripartito senza accorgersi che un componente mancava all'appello, cioè l'anziana turista, che si è rivolta alle poliziotte presenti in piazza che stavano coordinando la manifestazione, riferendo di non avere alcun riferimento per rintracciare la comitiva. Sapeva soltanto che stavano andando nell'albergo di Montecatini dove stavano alloggiando. Col nominativo della signora, la centrale operativa della questura ha individuato la struttura che l'ospitava e successivamente, dopo qualche ora, ha rintracciato i responsabili del gruppo, che è tornato indietro a recuperare la turista dimenticata. Adesso andiamo a Lucca. Questa mattina c'è stata la cerimonia di premiazione del concorso Artigianato e Scuola. Grande successo per la cerimonia di premiazione del concorso Artigianato e Scuola, organizzato come sempre dalla Confartigianato Imprese Lucca e giunto alla sua 34esima edizione. Quasi tutto esaurito al Teatro del Giglio per la consegna dei premi e delle pergamene. Tantissime le scuole medie e superiori che hanno ricevuto targhe celebrative e premi in denaro. Presenti le autorità cittadine e provinciali, ma soprattutto quest'anno al premio è intervenuto anche il ministro all'istruzione Stefania Giannini, che ha lodato l'iniziativa della Confartigianato e in particolare il ponte di collegamento che stabilisce tra la scuola e un settore del lavoro nobile come quello degli artigiani. Allora, il concorso che è giunto alla 34esima edizione credo che abbia consolidato la sua presenza sul territorio tra le scuole e cementi ancora di più quel rapporto tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola che è iniziato nel 1980. Devo dire che oggi è stata una bellissima cerimonia, secondo me coronata anche dalla presenza del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la senatrice Stefania Giannini, che ha evidenziato come mettere in relazione il mondo del lavoro e il mondo della scuola oltre 34 anni fa non sia stato facile, ma che è stata una bella impresa e stamattina è stata coronata dalla presenza di un teatro pieno, diciamo, di persone. Il concorso ogni anno, con i suoi temi attuali, riesce a coinvolgere decine di scuole e cattura l'interesse e la collaborazione di imprese artigiane che ben volentieri si prestano ad andare nelle scuole per aiutare i ragazzi a capire cosa c'è dietro l'impresa artigiana e come prende forma il lavoro artigianale. Il tema di quest'anno riguardava l'artigianato come esempio di rispetto e salvaguardia dell'ambiente. È possibile visionare i lavori dei ragazzi delle scuole in una mostra nel loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza San Michele, che rimarrà aperta fino a domenica 25 maggio. Per il ministro Giannini è stata una giornata intensa in Lucchesia, quella di oggi, oltre che a Lucca è stata infatti nella Piana e in Mediavalle. Vediamo. Giornata intensa per la ministro all'istruzione Stefania Giannini, dopo aver dato il via alla corsa podistica Porcari Corri e aver incontrato a Capandori il candidato a sindaco Luca Menesini, la ministra si è recata a Corsagna al centro sportivo San Michele per un incontro promosso dal comune di Borgo a Mozzano sul tema della riqualificazione dell'edilizia scolastica. Qui Stefania Giannini ha incontrato i ragazzi che lavorano come cuochi, camerieri e barman al bar Osteria Le Mani in Pasta, gestito dalla Misericordia di Corsagna nell'ambito di un progetto per l'inserimento al lavoro dei giovani con disabilità. Edilizia scolastica, che è una priorità del governo, stiamo procedendo molto rapidamente con l'impegno di cantierare 10.000 interventi in tutta Italia entro l'anno, mi sembra veramente una svolta. E sono felice di essere qui alla Misericordia di Corsagna e a questo centro, diciamo, ristorante, no? E piccola azienda gestita dai ragazzi Down, mi sembra una cosa straordinaria. Io ho conosciuto il loro lavoro a Lucca, dove avevano un ristorante che si chiamava La Pecora Nera, e quindi sono molto felice di vedere qui il lavoro straordinario di questi ragazzi. All'incontro, nel corso del quale si è parlato di diverse problematiche del mondo della scuola e dell'azione di rinnovamento lanciata dal governo Renzi, hanno partecipato, oltre al sindaco di Borgo a Mozzano, Francesco Poggi, anche quello di Bagni di Lucca, Massimo Betti, l'assessore alla scuola del comune di Barga, Renzo Pia, ed altri amministratori della Mediavalle del Serchio. Le immagini che state per vedere sono state girate questa mattina in Darsena a Viareggio. È stato il primo assaggio vero d'estate, la prima occasione di tintarella per tante persone. Le immagini appunto si riferiscono alla Darsena.
Temperatura piacevole, oltre i 20 gradi e vento praticamente assente, notevole l'afflusso di persone testimoniato anche dalle auto parcheggiate lungo il muraglione e qualcuno ha anche azzardato un tuffo in acqua. Lutto nel mondo del commercio versiliese, morto di infarto Tiziano Farnocchia, 70 anni, noto ristoratore e titolare del famoso locale Enoteca Nebraska a Nocchi nel comune di Camaiore. Farnocchia si è sentito male mentre era con la moglie e l'arrivo tempestivo dei soccorsi del 118 purtroppo non è servito. Se n'è andato lasciando la moglie Grazia e i figli Daniele e Filippo. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa della collegiata di Camaiore. E adesso ci spostiamo a Barga dove si è esibito in concerto il noto chitarrista Giandomenico Anellino. Nel giorno di massima notorietà nazionale, vista la sua partecipazione al telegiornale satirico Striscia la Notizia, Giandomenico Anellino ha partecipato a Barga ad una serata al Teatro dei Differenti a scopo benefico per raccogliere fondi a favore delle famiglie di Piaggia Grande che hanno perso la casa a seguito della frana dello scorso inverno. La serata è stata promossa dall'amministrazione comunale. Anellino, genio della chitarra, ha coinvolto tutti in un viaggio musicale davvero affascinante, dai classici di Battisti e De André alle musiche regionali della nostra penisola interpretate con assoluta originalità, colonne sonore dei film più conosciuti, e non è mancato nemmeno l'omaggio al grande maestro Morricone. E il rapporto del chitarrista con Lucca e provincia si rafforza. Anellino, nel corso di Striscia, ha annunciato l'uscita del suo primo live registrato proprio a Lucca, all'Auditorium San Francesco. Ho nominato appunto Lucca perché insomma, è una città che adoro e dico sempre se mi dovessi trasferire da Roma Lucca sarebbe sicuramente la mia meta. E poi il paese dei miei genitori che è giù in Sicilia che si chiama Villa Frati, quindi mi bastava nominare appunto questi due luoghi in questo momento per dire tutte le sensazioni belle che provo. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità, ci rivediamo tra poco con lo sport.